periferia di Scandale, fuori Scandale, insomma, al bivio per Corazzo. La pioggia di stanotte, di ieri sera, si fa sentire tutta. Qui, come vedete, l'acqua spinta dalle macchine invade l'inizio della strada che porta a Corazzo, frazione di Scandale, nel Crotonese. L'acqua continua a scorrere, arriva dall'ex statale 107 bis, la strada provinciale. Qui c'è un danno, una piccola frana che onestamente non so se prima c'era, però sicuramente l'acqua di stanotte l'ha peggiorata. E l'acqua scorre con una potenza inaudita su una strada, poi addirittura sembra la strada qui è in salita. Io non ho mai capito come l'acqua faccia a venire in questo senso, perché sì, qua scende, però lì non è proprio una discesa, insomma, l'acqua va sempre verso questo versante. Vedete come scorre, ci deve essere tanto di quell'acqua tra il bordo strada, insomma, e ha creato un piccolo fiumiciattolo, insomma. Niente in confronto invece alla pozza d'acqua che si è creata qui nella curva, sotto il fortino, a pochi passi, pochi sì, a qualche centinaio di metri dalle pale eoliche realizzate negli scorsi mesi a Scandale. Guardate qua che, nonostante la strada sia stata allargata, immagino cosa poteva succedere se la strada era ancora stretta, perché adesso si riesce a passare, o meglio, forse l'acqua si è creata proprio perché la strada è stata allargata. Potrebbe essere un paradosso. Vedete? Una pozza d'acqua incredibile che raggiunge parecchi centimetri lì al centro. Prima, poco fa, una macchina ha rischiato di restare impantanata al centro, poi si è spostata qui sul lato ed è riuscita a passare. Oddio, stavo scivolando. C'è fango sul bordo strada, le macchine passano di qua. Per gli scandalesi c'è anche una brutta notizia. Sempre la pioggia di ieri sera ha creato una frana, insomma, è crollato un pontino dove veniva convogliata l'acqua sulla discesa, sull'accorciatoia per Crotone, che è stata chiusa. Quindi da oggi, speriamo per pochissimo tempo, non sarà più possibile percorrere l'accorciatoia per Crotone, bisognerà fare ricorso. Oddio. Avete visto l'onda che creano le macchine venendo verso qua? Dicevo, si dovrà fare ricorso alla vecchia, si fa per dire, ex statale 107 bis, ora strada provinciale, appunto si dovrà fare ricorso a questa strada, perché la strada che continua per via San Nicola, la cosiddetta scorciatoia per Crotone, è interrotta a causa di una frana che ha praticamente proprio portato via un pezzo di strada. Questo almeno è quanto mi è stato detto poco fa dall'assessore Rota, incontrato in paese. Speriamo che i lavori iniziano subito e soprattutto che la strada sarà ripristinata almeno per Natale. Vogliamo mettere questo. Devo un attimino allontanarmi, se no mi bagnano. Devo, vedete l'effetto acqua che si crea. Dicevo, spero che i lavori inizino prima di Natale, per poter consentire alle persone di percorrere la scorciatoia nel periodo delle feste. Ormai non si è più abituati a fare tutte quelle curve che dal Fortino, insomma, poi da Fota salgono verso il paese. Sembra un mare, fa i rumori, non so se li sentite. Un piccolo mare, fa lo stesso rumore delle onde marine. Ne ha buttata tanta di acqua ieri sera, davvero tanta. Non so se ci sono altri problemi in giro. Per il momento, questa pozza d'acqua mai vista in queste condizioni sotto Scandale mi ha colpito e la volevo documentare. Vedete l'effetto?
La speranza è che anche qui siano presi provvedimenti e sia fatto qualcosa per sistemare pure questo rischio, se no qualche macchina a benzina rischia di restarci se prende la curva troppo stretta e non si rende conto di allargarsi sulla sinistra scendendo. E mentre scendevo avevo davanti la macchina della provincia di Crotone, della viabilità. È un bene che insomma, prima delle 9 riescono a mandare in giro mezzi per controllare la strada. Però sarebbe un bene anche che insieme alla macchina ci fossero gli operai, almeno per mettere come dire, una pezza ai problemi più seri, a quelli che si possono risolvere in breve tempo. Questo tratto di strada è stato rimodernato da poco in seguito all'arrivo delle pale eoliche. Alcuni tratti di strada sono stati allargati su questa strada, ma come potete vedere non è servito a molto e la situazione è sempre molto molto preoccupante.